Ravenna Web TV festeggia oggi 2 mesi di vita. Abbiamo incontrato il sindaco Matteucci e, vista l'occasione, il primo cittadino di Ravenna ci ha fatto gli auguri di buon lavoro. Sindaco Matteucci, oggi Ravenna Web TV compie 2 mesi dalla sua nascita. Siamo nati il 17 di aprile. Abbiamo 25.000 pagine controllate, ogni visitate ogni giorno. Abbiamo milioni di contatti. Lei ha sentito l'entrata in campo di questo progetto e che cosa ne pensa? Ah, è ossigeno. Ossigeno puro, la ricchezza, la pluralità dell'informazione è fondamentale e in questo caso parliamo per la nostra città di un pluralismo che non riguarda solo le voci e le opinioni, ma anche i mezzi. Noi andiamo incontro a un mondo nel quale l'equilibrio fra la TV, la carta stampata e la rete, l'equilibrio, diciamo, delle fonti a cui i cittadini attingono le loro informazioni, cambierà radicalmente. Una TV come la vostra, secondo me, è molto molto importante per le fasce più giovani, soprattutto. Immagino che, non so se avete dei dati, ma che siate molto seguiti dai ragazzi, e per me è oro, perché una informazione completa, corretta, pluralista è l'ossigeno della democrazia. Se posso cogliere questa occasione, vorrei dire che la Giunta Comunale, su mia proposta, ha deciso all'unanimità di fare, in occasione del 9 giugno, in cui la stampa e l'informazione italiana sciopererà per protestare contro la legge che imbavaglia l'informazione e ammanetta i giudici nelle possibilità di indagare, la Giunta Comunale raccoglierà in un registro le firme dei cittadini che vogliono chiedere al Parlamento di non fare una legge che appunto blocchi la magistratura e imbavagli la stampa, la televisione nel suo lavoro essenziale. Io penso che le persone che hanno potere sono le prime che devono rispettare, garantire la pluralità delle informazioni, naturalmente con la libertà di criticare e di dire la propria se quel giornale o quella televisione dice una cosa che non la si condivide. Questo mi pare reciproco, no? Ma direi che Ravenna e il suo panorama democratico è più, da 2 mesi è più ricco. Volevo ricordarle anche un'altra cosa. In questi 2 mesi Ravenna Web TV ha portato Ravenna un po' al centro dell'Italia, perché abbiamo partecipato alle dirette in streaming per il 101 anni di Rita Lei Montalcini e qualche sera fa per quello che sarebbe stato il 90° compleanno di Alberto Sordi, che ahimè non c'è più. Vuole dire qualcosa a proposito? Assolutamente. Voglio dire che quando vi vedo vuol dire quando guardo i vostri servizi, ma anche quando vedo voi, mi viene in mente che siete un pezzettino della Ravenna dei nuovi talenti, delle nuove professionalità, delle persone meritevoli che in qualche modo la comunità deve aiutare. Penso che i prossimi anni li dovremo dedicare al fatto che ci sono settori della vita cittadina che possono produrre cultura e anche reddito, su cui dobbiamo insistere. Diciamo che scherzosamente vi arruolo nella squadra per la candidatura a capitale europea della cultura. Grazie mille. Grazie a voi, grazie. Auguri.